Ti piacciono gli indie? Ti piace l'avventura? Ti piacciono i mondi alieni dove grindare risorse? Tectonica è quello che fa per te. Signori, benvenuti in un nuovissimo video dal vostro hobby, siamo tornati sul canale. Oggi vi presento Tectonica Ida, signori. Andiamo subito ad iniziare perché è molto molto ganzo questo titolo. Ed eccoci qui, signori, che muoviamo i nostri primi passi su Tectonica Ida. Signori, come appunto vi stavo dicendo prima, ci troviamo su un mondo alieno, sotto la superficie precisamente, dove appunto dobbiamo prendere i nostri primi strumenti, i primi rudimenti per andare avanti. Ora, se vi sembra che effettivamente io ci ho già giocato, no ragazzi, assolutamente no, perché in realtà semplicemente ho dimestichezza. Un pochettino, poco poco, con questa visuale, con i titoli che comunque usano queste caratteristiche. E poi tra l'altro sapete qual è la cosa interessante di Tectonica? Conoscete per esempio Factorio? Ragazzi, praticamente questo è Factorio però in prima persona. E effettivamente quanti di noi che hanno giocato a Factorio volevano vedere appunto un titolo di automazione industriale, no? Cioè ragazzi, praticamente è il titolo definitivo sotto questo aspetto, o no? Voi che dite? Io non credo, ragazzi, che si arriverà a quei livelli come Factorio, nel senso che comunque Factorio, con il discorso che c'era la visuale dall'alto, no? Magari andava a richiamare molte strutture, molte cose. Io non credo che qui si arrivi a quei livelli, perché comunque essendo in prima persona, io credo che istintivamente mi verrebbe da dire che è più difficile da gestire. Allora, signori, quindi, come dicevo prima, muoviamo i nostri primi passi su Tectonica. Ovviamente questo è un titolo dove punta molto alla raccolta delle risorse, no? Quindi dobbiamo un attimino vedere tutto il da farsi, no? Dobbiamo costruire delle fabbriche, delle cose dove appunto andiamo a raccogliere le risorse. E quindi, signori, cominciamo a darci da fare. Muoviamo subito così, molto sparati, i nostri primi passi. Andiamo a vedere un attimino quindi che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo fare i mining drill, signori. Ovviamente purtroppo, come sicuramente avete già capito e come comunque d'altro canto si vede, ne facciamo 4. Il titolo è in inglese, purtroppo, mi dispiace ragazzi, però è così. Quindi ci dobbiamo arrangiare un pochettino. Allora, io sono in completa blind, anche se comunque riesco a immaginare un po' la traslazione tra Torio e questo, nel senso che questi cosi gialli probabilmente, ragazzi, sono quelli dove vanno le macchine, molto sicuramente. Ok, vai. Sto dicendo le macchine che comunque poi vanno a fare lo spostamento delle risorse. Ok, allora lui ci dice che dobbiamo fare 3 mining drill. Guarda, io te la potrei anche accettare come cosa, però non lo so, allo stesso tempo se si cacciasse questo sarebbe tutto un altro discorso. Vabbè, sai che ti dico, qua magari lo facciamo dopo il secondo. Dovremmo vedere se riusciamo a trovare che sia questo. Credo di sì. Sì? Sì? Mi piace. Questo dovrebbe essere il rame invece, ragazzi. Ok, andiamo a farci questo. E ci siamo. Mettiamogli subito il carburante, possiamo fare tranquillamente. 2,50 e 2,50, dai. Ci siamo, ci siamo. Ok, qui abbiamo già incominciato la produzione del rame, ragazzi, perché comunque per chi diciamo non lo sapesse, il copper è il rame praticamente, mentre l'iron appunto è il ferro. Ci andiamo a raccogliere anche queste cose qua, sono piante aliene che praticamente a quanto pare noi le usiamo come carburante, quindi assolutamente va benissimo così. Quanto ne abbiamo? 415, ok, buono buono. Raccogli, raccogli, perché sicuramente, ragazzi, ci serviranno tantissimo. Ora, nel mentre approfittiamo per chiacchierare un pochettino, qual è la peculiarità anche di Tectonica? Praticamente, ragazzi, questo, come vi dicevo prima, è un gioco d'avventura fondamentalmente. Quindi sì, all'inizio dovremmo probabilmente stabilire una semi-base. Non la vorrei chiamare base perché in realtà non so se c'è il fight qui. Cioè, su Factorio sì, ad un certo punto dovevi fare tipo delle torrette difensive, eccetera, eccetera. Probabilmente anche qui potrebbe essere. Sì, potrebbe essere, effettivamente. Ma non è detto, ragazzi. Oddio, forse appunto esplorando un mondo alieno ci si aspetterebbe che in realtà appunto qualche combattimento ci potrebbe essere, ma lo vedremo col tempo. Intanto noi, signori, ci focalizziamo appunto sulla raccolta. Vediamo un attimino intanto come stabilire il tutto. Ci prendiamo i nostri primi materiali. Signori, per me è bellissimo vederlo così. A parte che pensare anche che siamo in un mondo alieno sottoterra è qualcosa di molto 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 interessante, secondo me. Prendiamole anche qua. In realtà c'era anche questo. No, l'abbiamo preso da qua, ok, sì. Oh, ok, ci siamo, signori. Allora, io credo, se ho ben capito, dobbiamo portare le risorse al terminale, quindi sì, perfetto. Ok, gli facciamo il repair.
But the new technology available. Ok. Vediamo che ci c'è la tizio. Allora, se ho capito bene, io comunque, ragazzi, attraverso questo... Ok, ci serve lo scan, però vi stavo dicendo, sblocchiamo anche il Tech 3, quindi sicuramente... vediamo un attimino. Ok, abbiamo anche i Research Core, quindi suppongo ci servano. Ma scusa, me lo dai il... sì, eccolo qua, il Tech 3. Ah, ok, signori, la smelter è buonissima perché praticamente questa è la fornace. Ci va a fare... praticamente trasforma il raw, il materiale grezzo, in, per esempio nel caso del rame o comunque del ferro, li trasformi in lingotti appunto di rame e di ferro. Allora, praticamente ci serve la cosa di ricerca, quindi... Ok, quante ce ne servono? 7. Ok, intanto non andiamo a mettere questi, però ci serve materiale che io non so... Aspetta, aspetta, che sia... aspetta... perché vedevo qualcosa di viola da lontano. Tengo la camicia nera. Buono per noi, direi. Aspetta. Ok, prendiamo tutto molto velocemente. E forse con questi ce la facciamo, ragazzi. Questi non li posso prendere? Scusami. No. Questi non li posso prendere. Va benissimo lo stesso, perché credo che adesso ce li possiamo... sì, ce li possiamo anche costruire, quindi effettivamente va bene. Però credo anche che dovremmo piazzarli, signori. Quindi guarda che facciamo. Li mettiamo qua, quindi cominciamo a costruire le nostre prime cose. Ma io non so se sono necessariamente da collegare, però... sai che ti dico, li colleghiamo. E chi si è visto, si è visto. Dovremmo fare anche uno scanner. Eccolo qua, perfetto. Lo scanner in teoria ci dovrebbe permettere appunto di... se ben capito, mentre vi parlavo che leggevo, infatti vedete che... ok, e recuperiamo praticamente, sì, attraverso questi rottami non ci ha sbloccato adesso lo smelter, quindi ottimissimo per noi. Tra l'altro infatti ci siamo anche liberati qua lo spazio. Ok, va bene, intanto abbiamo preso sta roba qua. Ehi. Per esempio, ragazzi, qua mi ricorda tipo No Man's Sky. Ok, vabbè. Comunque, bando alle ciance. Andiamo a ricercarci questo. Più che altro l'abbiamo già ricercato, in teoria dovevamo solo sbloccarlo. Ok. Abbiamo preso lo smelter. Lui ci dice, dobbiamo supply upgrade the production terminal with 20 iron ingot e 20 copper ingot. Allora, intanto io credo fortemente che dovremmo fare un'altra... però non così attaccata. Non mi fa impazzire. Vabbè, sai che ti dico. Tanto non è che se la metto qua poi una terza. No, oddio. No. Non credo che una terza entra. Quindi, però, sai che ti dico, mettiamola così. E siamo a posto. Mettiamogli anche questo qua. Quindi abbiamo effettivamente un altro drill per quanto riguarda il ferro. Ci facciamo anche gli smelter. Io credo che per il momento due dovrebbero bastare. Sì, grazie. Cinerine. Grazie. Ok. Andiamo a mettere qui era del ferro. Sì. Però ci serve anche il fuel, quindi il carburante. Ok, andiamo a prenderci questo. Andiamo a mettergli un po' di rifornimento, ragazzi, perché altrimenti se no... visto che comunque... gli iron ingot ce ne serviranno sicuramente parecchi, come i copper. Ci chiederà molto probabilmente altre cose, altre risorse, quindi sinceramente non mi va di farmi fregare. Mettiamo l'altra qua perché già sto immaginando il possibile percorso, perché ho una mezza idea di quello che comunque ci andrà a chiedere. Mettiamogli anche la produzione. Anche se io ne andrei a mettere altre due, sinceramente. Onestamente, ragazzi, sì. Ma sapete che vi dico, infatti? Perché sicuramente poi ci serviranno. Lui ne vorrà altri, ci chiederà di fare altre cose. Quindi invece facciamo una cosa, poi velocizziamo. Mettiamogli questo e gli mettiamo anche questo. Per il momento così dovrebbe andare bene. Andiamo, ovviamente, andiamo a mettere anche dalla parte del ferro. Vai. Quello che io non ho ferro, giusto? Ho solo benzina per il momento. Vabbè, ma io credo che qua hanno prodotto qualcosina. E ce lo andiamo a mettere anche qua. Dai. Ok, e ci siamo. E come siamo? 20 lingotti. Ok, dovremmo in realtà aver fatto anche i copper. Sì, qua c'è un pochettino di sbattimento di andare avanti e indietro, ragazzi, ma è normale, voglio dire.
Aspettiamo che fanno un po' anche gli altri, ma io credo che tra questo e questo sì, ci siamo, dai. E hanno fatto anche questo. Intanto loro lavorano, producono, e noi andiamo a fare l'upgrade del terminale. Dai, per il momento è abbastanza easy, comunque sicuramente ci sarà un mondo, ragazzi. Per esempio, appunto, io non ho parlato tanto di quello. Infatti, vedi? Adesso comincia a diventare la parte interessante, signori. Non vi ho fatto vedere il tech tree. Effettivamente, andiamo a vederlo un attimo. Allora, noi qua siamo nella sintesi. Effettivamente, quando comincia a sbloccare tante cose. Vedi, perché questi sono così? Niente da pensare se ci sbloccheranno altre cose. Ok, infatti. Ho collegato adesso una cosa, ragazzi. Infatti, ricordiamoci che il gioco è praticamente in early access. Infatti questa è un po' una puntata zero. Quindi probabilmente, per quanto comunque non è che mi venga da dire che è povero, cioè l'energia che non è sbloccata ancora, sicuramente sarà la cosa elettrica. Però comunque sicuramente andranno ad aggiungere altre cose, quindi il gioco ancora è tutto da vedere. Però si presenta molto bene, questo è poco ma sicuro. Dobbiamo fare 2 container, 4 inserter, 30 ingot, 30... vabbè, sempre di copper e di iron. Praticamente vuole 45. Ok. Allora, signori, io adesso mi vado a fare un bel po'. Mi raccolgo intanto il carburante. Perché, allora, mi faccio un po' per prendere la mano il primo, diciamo, automatizzato. E poi andiamo insieme nel secondo, visto che tanto comunque abbiamo due, diciamo, fabbriche di produzione. Il secondo lo facciamo insieme, invece. Fatemi prendere un attimino la dimestichezza, intanto che mi raccolgo un po' di carburante. E poi, appunto, il secondo lo facciamo insieme, così ve lo faccio vedere anche, no? Senza che magari mi vedete un po' impacciato nel primo. Ok, signori, finalmente ho fatto il primo sistema. Non ho messo più bracci, intanto per farlo molto basic, sinceramente. Però ci do veramente una cosa carina. Ora ne andrò ad aggiungere altri e poi... vabbè, anzi no, prima ci andiamo a fare insieme quello di rame. E poi, appunto, andremo a ottimizzare il tutto insieme. Guardate che figo, signori. Cioè, praticamente lui prende là, tu, tic... poi lui fa tutto il percorso. Vabbè, giustamente qua si è andato ad accavallare, ma va bene, ci sta. Lui lo mette nella fornace. Sì, in teoria dovevo metterlo da qua, perché effettivamente è questa quella operativa. Sì, quindi sai che c'è. Guarda che facciamo. Ok, sì. Eh sì, perché se questa è quella operativa, è normale. A me conviene che il braccio è da qua che lo prende. E praticamente poi quando arrivano da qua, ragazzi, lui lo prende e lo mette nel container. Easy peasy. Ok, adesso mi posso andare a fare praticamente, qui ci sono serviti 4 bracci, quindi un container già ce l'abbiamo. Allora, signori, io ho deciso di complicarmi la vita perché sono fatto così, e quindi mi andrò, io penso che poi qua possiamo mettere poi anche dei ponti e delle cose, ma per il momento non ce ne fregano, un accidente. Allora, praticamente io credo che, signori, dovremmo fare una roba di questo tipo. Ok, quindi abbiamo fatto anche le nostre prime inclinazioni. Io credo che dovremmo fare insieme così. Poi da qua tu arrivi qua. Che da qua ti sposti qua. Che da qua ti sposti qua. Guarda che figo. Boom! Sciacala calacca. Quando sbadiglia appare una vacca. Ok, ha fatto il nostro primo. Poi qua glielo mettiamo così. Con la freccia verso di là, così appena arriva il rame, lui tuc e va a darlo. Ok, da qua invece gli mettiamo che lo butta dentro. E da... no. No, aspetta, ho sbagliato, scusate un attimo, ragazzi, perché effettivamente questo dovrebbe girarlo così. Perfetto. Ma che bello, che carino, signori. Che carino. Ok, signori, che ne dite se per esempio ottimizzassimo il tutto aggiungendo altri bracci, che secondo me c'è una roba tipo pazzesca che c'è. Bellissimo. Perché quando lo fa... sì. Ok. Molto, molto carino. Gliene mettiamo un altro lì. Un altro qui. Guarda che bello. Guarda che bello. Semplicemente. Un altro qua. E un altro qua. Sì. Boom. Che figo, signori. Ma semplicemente troppo, troppo figo. Ok, andiamo ad aggiungere un altro braccio di qua. Cerchiamo proprio, la voglio ottimizzare al massimo, ragazzi. Ve la voglio fare vedere proprio pienamente efficiente, scusate. Guardate che bello, signori. Mamma mia, che figo. Se vi rendete conto com'è che lavora? Mamma mia. Ok, io semplicemente voglio andare a fare la stessa cosa per quanto riguarda il rame.
Che comunque alla fine, se non sbaglio, basta solo che gli aggiungiamo. Certo, però mi serve. Sì, mi servono gli iron ingot, signori. Allora, noi ci stiamo un pochettino riempiendo qua. Sapete che potremmo fare, ragazzi? Voi mi potreste chiedere room, ma non potresti aggiornare e cercare di fare, eh? Sì, eccolo qua. Guardate che facciamo, mo ve lo dico io. Boom, facciamo un altro braccio. Praticamente, ragazzi, così è sicuro che con quattro braccia tutto l'iron ingot andrà nel container. Infatti stiamo andando proprio spediti, tipo pazzi. Veramente tipo industria seria. Allora, signori, qui abbiamo un leggerissimo problema. Devo vedere un attimino come sistemare. Signori, mi potete chiamare ingegnere. Ma vi rendete conto? Che è il problema, però adesso sai qual è? Se io gli voglio fare anche l'altro. No, ma io credo che per quello... no, cioè per questo sì, c'è il problema invece. È come... cribbio lo faccio io. Che in teoria dovrei... Eh sì, diventa un po' complicato, ragazzi, qua, eh. Vabbè, pure adesso devo risolvere, più forte di me. Ok, signori, penso che ho fatto qualcosa di veramente mostruoso. Guardate qua, ho messo bracci praticamente ovunque. Infatti guardate come lavorano a pieno regime. Tutti hanno carburante. Qua ho sistemato praticamente così. Effettivamente, ragazzi, sto gioco è veramente figo. Oh, e che fai? Ho capito, ma qua ci manca un braccio, amico mio. Non va bene. Non va bene. Ok, direi che è il momento di prenderci i frutti del nostro duro lavoro. Quindi nel mentre che lì comunque lavorano e ci portano sempre più lingotti, eccetera, tanto poi qua sarà... Voi dite, ma non è sprecata adesso? Sì, ma tanto poi aumenterà la produzione, ragazzi, quindi saremo sempre e comunque a posto. Allora, secondo l'obiettivo ci servono un attimo due container. Andiamo a farci qualcosina di questo. E ci servono quattro inserter. Ok, ok, ragazzi, lui adesso produce tutto e noi mano a mano glieli andiamo a mettere. Due container. Abbiamo anche i binari, glieli possiamo dare. Abbiamo anche gli inserter, signori. E possiamo fare il nostro upgrade. Grandi. Ottimo. Ok. Boom. Ok, aspetta, 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 aspetta. Ci sono. New location added to HUD. Life size. Access to all local facilities should be restored. Ok, cioè, vi rendete conto, ragazzi, che abbiamo fatto qua? Cioè, stiamo capendo un attimo. E io comunque, ragazzi, potremmo anche fare in realtà che qui ci sono altri inserter. Non capisco perché un unico solo, ma probabilmente perché appunto laterale è piccolo. Però praticamente abbiamo tre bracci che potrebbero spostare minerale per da mandare alle fornaci. Cioè, ragazzi, ma vi rendete conto che cosa carinissima e ganza che è? Ok, andiamo verso l'ultimo obiettivo. E io, signori, comunque vi direi che ci possiamo anche salutare di fronte a tutto ciò, signori. Che c'è là dentro? Questo era Tectonica Ita. Fatemi sapere la vostra sotto nei commenti. Lo conoscevate? L'avete visto? Avete intenzione di provarlo? Come vi sembra, soprattutto? Perché comunque la cosa molto interessante di Tectonica è che, essendo in prima persona ed essendo comunque un titolo fortemente esplorativo, perché comunque va appunto a usare per questo la prima persona, potrebbe essere in realtà che chi non si è avvicinato a Factorio si avvicini proprio a Tectonica. Infatti vedete che c'è anche la mappa, ragazzi, in realtà credo che dovremmo poterla aprire anche noi, infatti vedete? Il gioco comunque è sicuramente fortemente in espansione, hanno sicuramente intenzione di fare tanti elementi. E per il momento è tutto, signori, dalla nostra mini fabbrica automatizzata. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!